Ok. Scusa. Noi ce ne andiamo. Noi ce ne andiamo. Okay. Dobbiamo parlare un attimo di... Okay. Siamo con Andrea Della Roche. A lei. Andrea Della Roche. Where were you born? Dove sei nato? Vinh Thiên Laos, vicino Vietnam. Vietnam. Francese? Francese, americano? No, sono metà vietnamita e metà corso. Corso? E perché parli francese e inglese? Perché ero nato in Laos e dopo 4 anni ero cresciuto in America, andato via. E per questo sei venuto qui insieme a Bob Fosse per fare dancing? Sì. Anni fa? Sì. You came here years ago. That's right. Would you like to tell me about Bob Fosse? Cosa mi vorresti dire di Bob Fosse? Un ricordo di Bob Fosse. Un bello ricordo. Purtroppo è morto qualche settimana fa, che ci dispiace veramente. Sì. Allora ci puoi dire qualche ricordo di lui? Lui? Something that you remember about. Right. Per me lui era bravissimo perché era un coreografo stupendo e persona molto gentile. Sì. E semplice. E sempre la persona che lavora con Bob Fosse era sempre vestito nero e grigia. Lui anche? Lui andava in giro sempre con cappello? Con cappello e sempre. Era bello lavorare con lui? Fantastico. Era un coreografo stupendo, bravissimo. E simpatico. Un'altra cosa, balli più con la testa o con i piedi? Cos'è la prima cosa che pensi quando stai ballando? Aspetta. Oh, io ti metto una cosa. Dimmi. Jeans. Ah sì, you can say that afterwards though. Per me, aspetta, bella con la testa. Per me la prima cosa forse è il cuore. Il cuore, your heart. E dopo la testa. La testa. E dopo la piedi. Scusa. Potete dire anche che Andrea sta facendo in questo momento jeans. Con Fabio Fazio e Simonetta Zau. Ciao. E ciao Donatella. Ciao, ciao. Senti, scusa Andrea, tu che sei un ballerino famoso e... prima la signorina qui presente, non so se tu la conosci, Heather Elizabeth, la conosci, mi aveva illuso perché per un momento mi ha fatto sperare di poter diventare da grande un ballerino classico anch'io. Adesso siccome di lei non mi fido tanto, volevo chiedere a te, secondo te... Tell the truth, di la verità. Secondo te io, studiando, certo, non dall'oggi, studiando, posso fare il Lago dei Cigni? Sta fermo, il Lago dei Cigni, ma magari non il cigno, un cignone, posso fare un cignone un po' diverso, un po' più... Vuoi più... fare il pecorone, quello lascia dire a lui, un cignone, lo posso fare un cignone? Can you do it? Tell me the truth. Assolutamente no. Ti ringrazio molto Andrea, grazie della fiducia, grazie, grazie infinito. Bacino. No. Andrea, bacino. No, un'altra volta. Bacino. Bravo Andrea, stretta di mano.